Buonasera amici di Passion for Fun, questa volta è il turno del grande Patrizio Prata, che come mi diceva prima non è molto da fiera, quindi è un... Sì, ma non per, più che altro per pigrizia, più che... devo dire che invece mi è mancato il contatto, intanto ciao a tutti, mi è mancato il contatto diretto perché come ho detto anche oggi noi lavoriamo all'ombra, noi lavoriamo da soli, quindi non c'è mai... contatto con il pubblico e soprattutto non hai mai il ritorno esatto dell'affetto delle persone che amano quel personaggio, insomma. Tornerò più spesso a queste manifestazioni. Sdoganiamo Patrizio Prata nelle fiere, ok. Patrizio Prata, lo conoscete sicuramente tutti quanti, è dialoguista, è il doppiatore, nonché il direttore del doppiaggio, e ha dato la voce a dei personaggi iconici che saranno eterni. Uno di questi è Zoro, che doppia da 25 anni. 25. Ma c'è anche Gatsu di Berserk. Gatsu, certo. Doppiaggio di molti, molti anni fa, per cui che poi è stato anche un periodo limitato nel tempo il doppiaggio di Berserk, no? Sì. Quello di Zoro invece va avanti dal 1999, anzi dal 2000, perché sì, il doppiaggio è iniziato, prima, perché se sono 25 sì. anni, sì, sono fine anni 90, sì. E mi ha accompagnato a tutt'oggi, quindi c'è anche un rapporto diverso. Beh sì, tantissimo. Poi la voce, come dicevi anche prima in un tuo intervento, la voce è cambiata naturalmente dal 97 ad oggi. Sì, infatti quella serie, appunto Berserk, sarebbe una di quelle serie che io vorrei poter ridoppiare adesso, no? Per intanto gustarmela, perché in realtà non ho grossi ricordi di quella serie, vorrei vederla, perché vorrei... E soprattutto vorrei poterla ridoppiare con la voce mia di adesso rispetto a quella che avevo allora, no? Certo. Perché secondo me adesso è un pochino più tonda e forse più adatta al personaggio. Più matura, ma poi più matura. Eh sì, anche l'esperienza fa. Direi di sì. Sei anche la voce di C17 in Dragon Ball e Dragon Ball Super. Sì, esatto. Come ti trovi con questo personaggio? Bene, benissimo. Molto diverso da Zoro e da Gatsu, perché lui è questo cyborg che ha un aspetto molto umano ed è molto, come dire, molto pro natura, pro ambiente, sì. Ed è una cosa a me affine e quindi tutto sommato voglio bene anche a lui. Ti trovi bene? Sì, sì, sì. Senti, invece con Zoro, cosa ha dato lui a te e cosa hai dato tu a lui? Allora, lui a me ha dato intanto forse un pochino più di notorietà, no? E quindi questo glielo devo, mi ha dato possibilità di recitare in un modo che per me era un po' diverso da quello che avevo una volta, perché una volta venivo sempre chiamato per recitare ruoli, tranne Berserk effettivamente, però per recitare ruoli da belloccio, innamorato, principe, no? Comunque dolci, ruoli dolci. Poi hanno capito invece che probabilmente forse dopo Berserk potrei essere anche un duro, quindi mi hanno affidato Zoro, quindi gli devo anche questo, il fatto di avermi dato la possibilità di sperimentare questo mio aspetto della recitazione. Comunque è un'evoluzione anche, no? Sì, una crescita, sì, sì. Da professionista. Sì, poi Zoro è anche un personaggio abbastanza sfaccettato, perché non è solo di tempra, è anche un po' stupido, a volte fa cose buffe, divertenti. È anche uno stratega. Eh beh sì, certo, sta su una nave di pirati, quindi la salunga. La salunga. Come ti approcci a queste differenti personalità? Come fai a interpretarle? Allora, lì ti affidi al direttore che ti spiega, il direttore di doppiaggio, ti spiega e ti dice che ruolo andrai ad affrontare, che tipo di personaggio è, e a quel punto tu hai già un'infarinatura, dopodiché nel momento in cui tu doppi ascolti in originale quello che ha fatto il doppiatore originale e cerchi di rendere quella cosa che lui ha fatto in versione italiana, non tanto nell'intonazione che lui ha usato, perché tipo se si tratta di un personaggio giapponese, per dire, il doppiatore userà un modo di parlare che è quello tipico della lingua giapponese, se noi ripetiamo quello sembriamo pazzi, certo.
quanto l'intenzione, no? L'intensità della voce, l'intensità di quello che sta dicendo. Quindi sentendo l'originale e usufruendo di quello che ti ha detto il direttore di doppiaggio all'inizio, hai confezionato, hai idea di quello che dovrai fare e di come dovrai farlo. Poi il direttore di volta in volta ti dice: va bene, rifacciamola, non eri abbastanza lui. Okay, quindi è un connubio di cose. Come è cambiata la tua esperienza da doppiatore a direttore? Quindi come fai a dirigere e ad essere anche doppiatore? Influenza la cosa? È influenzata? Beh, sono due aspetti dello stesso lavoro, poi alla fine non è molto diverso. La cosa diversa sta nelle responsabilità. Quando sei attore tu ti affidi ad una persona che si assume la responsabilità della realizzazione di quel prodotto. Quando sei direttore sei tu il responsabile e quindi hai una, diciamo, una spada di Damocle qua, perché spada di cazzo di cazzo qua, perché lì devi cercare di fare le cose fatte al meglio, soprattutto perché magari i fan di quella serie sono molto legati alla voce originale, sono molto legati al fatto che quel personaggio debba risultare è così, e quindi anche in italiano dovrebbe risultare, certo, uguale, quindi si hanno più responsabilità. Ok. E Gatsu, dato che l'hai fatto in con la voce, tu eri molto giovane, cosa ti ha lasciato Gatsu? Che cosa ti ricordi di quell'esperienza? Di quell'esperienza, allora, a essere onesti, la storia non me la ricordo. Infatti la vorresti rivedere. E la vorrei rivedere, ma la vorrei soprattutto ridoppiare, perché con la maturità acquisita adesso della mia voce, dell'esperienza, secondo me è una di quelle serie che secondo me mi piacerebbero, okay, no? Credo che mi piacerebbero. Che cosa ti ha lasciato? Cioè, mi ha lasciato, mi ricordo molta che era molto piuttosto truce, violento, è abbastanza pesante. È abbastanza, sì. E mi ricordo questa cosa di allora. Dire che mi abbia lasciato qualcosa, sinceramente non saprei, perché appunto non ho ricordi definiti di questa serie qua. Hai un aneddoto su un tuo personaggio che ci vuoi raccontare? Uno che ti viene in mente? Ah beh, ce ne sono tanti. Immagino. Cioè, la prima battuta, forse questa ne abbiamo parlato oggi anche durante la conferenza, che la mia prima battuta, noi non iniziamo doppiando i protagonisti, no? Si inizia facendo la gavetta, e come diceva un famoso direttore di doppiaggio, che è stato Renato Izzo, lui diceva che prima di poter dire servitemi la cena, bisogna aver detto la cena è servita. Questo vuol dire che prima di poter fare i protagonisti devi fare piccoli ruoli. Quindi io ho iniziato come tutti facendo dei piccoli ruoli, no? Che è durato poco per quel periodo, perché ho avuto la fortuna di capitare in un periodo storico in cui nel mondo del doppiaggio scarseggiavano le voci giovani maschili, ce n'erano molte femminili ma pochissime maschili, quindi questa cosa mi ha aiutato, mi ha aiutato senza dubbio. La tua voce è esultata, no? Nel senso che però poi alla fine hanno capito che probabilmente andava bene che io facessi i protagonisti, e quindi ho continuato a fare quelli. Però all'inizio, appunto, ti dicevo, fai piccoli ruoli, piccole battute. La mia prima battuta era in questo cartone, dove solo questo dovevo dire o la va o la spacca. Okay. Questo era un ragazzo, un arciere, mi ricordo che c'aveva, ma era un ruolo qualsiasi, probabilmente si chiamava ragazzo A sul copione, non manco un nome c'aveva. La mia battuta era questa, quindi preso dall'agitazione, preso dall'ansia, perché poi io ero molto timido quando ho iniziato, preso dal coso che dovevo farlo bene, dovevo dirla bene, la mia unica battuta era la prima, o la spa o la vacca. E quindi il mio battesimo è stato con un o la spa o la vacca. Quindi o vai a massaggi oppure vai a mungere. Okay. Esatto, e quindi questo ha scatenato l'irrealità di tutti, e poi mi hanno voluto bene subito, perché hanno capito con chi avevano a che fare. Io l'avrei lasciata comunque, vorrei. Probabilmente esiste ancora, perché non è andata in onda, ma sicuramente nei magazzini di media, se esiste questa o la va o la spacca, detto poi in maniera anche convinta. Certo, un Zorro è doppio per 25 anni in maniera continua. E ancora lo doppio. E ancora lo, e continua a doppiare. C17 invece l'hai doppiato in passato e sei tornato ora a ridoppiarlo in Super. Che differenza c'è nell'approccio? Col doppiaggio di C17? Beh sì, comunque l'esperienza è diversa, è lo stesso personaggio, ma... Sì, mi ha sorpreso. C17 negli ultimi episodi mi ha sorpreso, perché ha avuto un'evoluzione quel personaggio che mai mi sarei aspettato. Nessuno l'ha sorpreso. E quindi ho provato affetto per questa persona, per questo personaggio, e quindi mi ha sorpreso.
Ok. C'è un personaggio preferito tra quelli che hai doppiato e qual è, secondo te, il più difficile? Allora, personaggio preferito probabilmente non c'è. Probabilmente c'è quello che mi è piaciuto meno doppiare. Che però non vuol dire che io l'abbia doppiato male perché non mi piaceva, che non mi sia impegnato nel doppiaggio di quella cosa perché non mi piaceva. No, perché per me comunque il mio lavoro è bellissimo, quindi io do tutto me stesso, però è chiaro, come tutti, voglio dire, ci sono cose che ti possono piacere e cose che ti piacciono di meno. Che ci sia un preferito, probabilmente no. Che ci sia uno che non mi è piaciuto tra i personaggi che ho fatto, quello sicuramente sì. Non saprei dirti però quale, ma sicuramente c'è stato. Il più difficile? Il più difficile... forse quelli legati all'animazione giapponese. Perché le urla? Perché all'animazione in generale, però, non solo quella giapponese. Perché il cartone animato è più difficile da doppiare per me rispetto a una persona in carne e ossa, no? Perché semplicemente perché banalmente perché il cartone animato non respira. Invece l'essere umano respirando, se tu mentre lo doppi gli guardi gli occhi, non la bocca, gli occhi, perché devi doppiare gli occhi, non la bocca. Con gli occhi hai l'espressione, quindi ti viene immediatamente quell'intenzione. Respiri con lui, basta, il gioco è fatto, è semplicissimo. Non devi fare altro, certo devi essere aiutato da un buon dialogo che ti permetta di andare veramente a sincro con quel personaggio. E quindi la cosa più difficile per me sono i cartoni animati che non gli esseri umani. Proprio per questo tu hai doppiato tantissimi personaggi delle serie animate. Che rapporto hai con l'animazione e se sei un nerd, cioè se sei appassionato di serie animate? Io appassionato non mi definirei appassionato, però sono appassionato, mi piace talmente tanto il mio lavoro che quindi poi alla fine mi ci affeziono ai personaggi che doppio e poi mi appassiono anche. One Piece è una serie che mi ha fatto appassionare, volente o nolente, insomma sono certo. 25 anni che sto aspettando di trovare sto tesoro, no? 25 anni che ho... Sì, c'è. Non sappiamo qual è, ma c'è. Sono 25 anni che ho una taglia. Esatto, quindi... cresce sempre di più tra l'altro. No, credo che c'è stato un periodo che me l'avevano abbassata, c'ero rimasto pure male. Non è possibile, non va bene così. Non va bene, no. In realtà no, perché poi in realtà mi rimane talmente poco tempo per vedere la televisione, cioè ne occupo talmente tanto durante la giornata al doppiaggio a guardare serie, quando voglio vado a casa magari faccio altro, però gli è prosciutto, capito? Cioè, sì, altro. Sì, però cioè, mi capita poi di affezionarmi e di appassionarmi a alcune serie. Come è cambiato il modo di doppiare rispetto al passato? Come si è evoluto negli anni? Si è evoluta la tecnologia, che di conseguenza ha portato notevoli cambiamenti a favore e a sfavore. Il fatto che la tecnologia sia venuta in aiuto del doppiaggio ha fatto sì che le cose fossero più veloci, no? Una volta, banalmente, io ancora non esistevo però in questo mondo, però all'inizio del doppiaggio si doppiava anelli di pellicola, per questo si chiamano anelli le scene, no? E quindi il fatto solo di dover montare e smontare questa pellicola che a furia di girare e rigirare e rigirare, perché mai il primo ciak è giusto, no? Quasi mai si rifanno le cose, questa pellicola poi prendeva fuoco, ne dovevano rimontare un'altra, questo faceva perdere tempo e quindi anche i tempi del doppiaggio molto molto più dilatati. Ormai coi computer fai tutto velocissimamente, sbagli, hai le pad, no, per dire, quindi. Sì, è tutto più smart, è tutto, e quindi questa cosa ha portato un certo miglioramento della qualità lavorativa, ma non magari di quella professionale, perché il fatto di dover correre magari noi doppiatori avremmo piacere magari di godercela di più quella scena, però poi alla fine quando ti trovi con un direttore che sa fare il suo mestiere, il fonico che sa, perché il lavoro del doppiaggio è una catena di montaggio che ogni ingranaggio deve saper fare la sua cosa, quindi quando ti trovi il direttore che sa fare quello, il fonico che sa fare quello, l'assistente che sa fare quello, l'attore che sa fare quello, alla fine il prodotto comunque viene fuori, e viene fuori più che dignitoso, no? Viene fuori un bel lavoro, e diciamocelo, in Italia siamo rinomati anche perché il doppiaggio è un'invenzione italiana, no? Assolutamente sì, assolutamente. Beh, io mi ricordo che Lucio Mendola, insomma. Eh sì,
Diciamo che abbiamo avuto una bella, la mia generazione ha avuto una bellissima scuola. Sì, è vero. E anche la generazione prima della mia, perché Leonardo oggi mi ha fatto una domanda, Leonardo Graziano mi ha fatto una domanda e mi diceva: chi ti ispiri come doppiatore? E io gli ho detto: ai doppiatori del passato, ai doppiatori degli anni 40, anni 30, perché sì, senti loro ed era musica. Sì, era musica sentire quello che c'è. C'è un'attenzione particolare. Però quello un po' in tutto, non solo nel doppiaggio. Sì, sì, immagino, certo. In tutte le professioni, in tutto il mondo, c'è la voglia di ripartire, c'è veramente attenzione, una formalità che oggi non c'è più. Sì. Oggi si prevarica un po' troppo. Sì, è vero. Un'altra domanda di Zoro, perché dato che lo doppia a 25 anni, Zoro si è cambiato abili tante volte, ha cambiato carattere tante volte, ha preso cicatrici, ha perso occhi, ha preso spade, l'ha prese, l'ha riperse. Qual è il Zoro che ti piace e con cui più ti identifichi? Se tu dico, pensi a Zoro, quale di questi Zoro? Beh, lo Zoro un po' cialtrone, lo Zoro divertente, lo Zoro si dimentica agli alle strade, non ha senso dell'orientamento, non ce l'ha, e io come lui non ho, mi chiedono: ma tu quando hai fatto questo personaggio? E non ne ho fatti talmente tanti, tante volte non mi ricordo nemmeno di averli fatti, no? Certo. Poi devo vedere la foto, devo vedere, allora dico: ah sì, è lui, è vero. Per cui diciamo che l'aspetto cialtrone di Zoro mi rispecchia di più. Okay. Anche perché non vado in giro con le spade a ammazzare gente. Mia cicatrici, gli occhi, e non tutte, due. Occhi tutte e due, sì, diciamo sì. Perfetto. No, cicatrici una ce l'ho qua. Però l'occhio ce l'hai ancora. Però l'occhio c'è. Progetti futuri, di quelli che ci vuoi parlare naturalmente. Allora, progetti futuri, ci sarà a breve un'altra serie. Ultimamente sto seguendo diverse cose di animazione giapponese come direttore. Ho appena finito Haikyuu, che è una serie che è stata abbastanza lunga sulla pallavolo, di 4 stagioni. Ho finita prima delle vacanze estive. Adesso comincerò un'altra serie di animazione giapponese, mi hanno detto molto grossa e molto importante. Onestamente non mi ricordo il titolo, perché ancora non ho visionato. Sai che cosa c'è, che se è sport? Non so proprio nulla. Okay. Non so proprio nulla, però so che da adesso in poi dovrò dedicarmi a quello. Ok. È tutto una sorpresa, ma anche per me. E poi tra l'altro è anche bella questa cosa. Sì, sì. Che se sempre piace le prime cose, almeno sai, non un po', certo, è una novità. È una novità, poi comunque a me che sia questa, quell'altra cosa, poco cambia. Io il mio impegno ce lo metto al massimo in tutte le cose, no? Quindi non mi interessa nemmeno sapere che genere sarà. È quella, potrà piacermi come no, però io mi impegnerò. Comunque, il fatto che sei un grande professionista, grazie, ti ringrazio. Dico la verità, si vede proprio che sei innamorato del tuo lavoro. Sì. E questo è trasparente. Ancora lo amo. Lo amerai sempre. Spero di sì. E spero che continuerà ad esserci, perché sai, con tutte queste cose che paventano, il fatto che l'intelligenza artificiale possa poi sostituire la voce, io non ci credo molto, perché l'aspetto umano è umano, non può una macchina. Magari ci riusciranno tra 100 anni? Vabbè, chi se ne frega, non ci siamo più tra 100 anni. Non ci sono io. Va bene, ringraziamo infinitamente Patrizio Prata, grazie per la disponibilità. Grazie mille, è stato un piacere. Anche per noi, soprattutto per noi e per loro. Un saluto a tutti gli amici di Passion for Fun, e vorrei dedicarvi un colpo con tre spade. Tecnica tre spade! Saluto da Zoro e un abbraccio a tutti voi.